Amici rossoneri e non, e amici soprattutto napoletani, buonasera. C'è una giustizia divina nel calcio, c'è finalmente, abbiamo le prove, c'è una giustizia nel calcio. Vince la 70 e non so quant'era Coppa Italia, il Napoli contro la Juventus, c'è una giustizia divina nel calcio. Sono contentissimo, come si può vedere, i gobbi l'hanno presa in saccoccia. La Coppa Italia l'ha vinta il Napoli, come tutti ci auspicavamo, come io mi auspicavo, ed è andata proprio così. Ragazzi, bellissimo, sono contento anche per il vecchio cuore rossonero Rino Gattuso, soprattutto, ma anche per i napoletani che comunque mi sono simpatici. Ragazzi, bellissimo, volevo proprio che andasse così. Allora, ma cosa è successo nella partita? Dunque, la partita è iniziata con, come contro il Milan, la Juve che attaccava, sembrava potesse dominare la partita. In realtà poi è venuto fuori il Napoli, ha preso anche un calcio, ha preso anche un palo con Insigne sul calcio di punizione, tirata magistralmente. E niente, poi diciamo che il primo tempo è stato tutto qui, anche un po' soporifero, se vogliamo. Dopodiché, con vari cambi nel secondo tempo, il Napoli secondo me si è anche meritato di portare a casa questa bellissima coppa. Quindi, che dire, serata calcistica positiva per quanto mi riguarda, bellissima. Saluto con affetto tutti i napoletani, ne ho molti di amici napoletani, per cui immagino staranno già esultando, anzi dopo ne chiamerò qualcuno. La Juve, questa simpaticissima squadra di Torino, l'ha presa nel saccoccione e siamo tutti contenti. Quindi ragazzi, che dire, vado a letto contento, prenderò sonno prima, grazie al Napoli, grazie ai napoletani che ci hanno in un certo senso vendicato, e non potevo aspettarmi miglior epilogo. Ragazzi, cosa vi posso dire in più? Sono contento. Forza Napoli, ovviamente. Forza Milan, iscrivetevi al canale, lasciate un like e buonanotte.